Salve a tutti, sono Angela Leone della Beable. In questo video vedremo insieme come gestire le virtual machine con VirtualBox e VMware Player. Questo video ci è stato richiesto da molti utenti al fine di testare il funzionamento delle nostre appliance con due player molto diffusi. Buona visione! Per prima cosa andiamo ad analizzare insieme il manuale tecnico presente all'interno della nostra appliance. Il manuale è molto semplice, si compone di una prima sezione contenente screenshot e accesso alle diverse sezioni di Zimbox, e una seconda parte invece comprensiva dell'elenco delle credenziali di autenticazione. Quindi vedremo per prima cosa l'accesso all'admin di Zimbra, l'accesso lato client sempre a Zimbra, l'accesso a FreePBX, con la screenshot di login come admin ed infine l'accesso ad AvantFax, lato utente. Nella release 1.1 inseriremo anche la login alla lato admin di AvantFax. Qui vediamo come effettuare verificare i fax in arrivo, come inviare un fax. Successivamente vediamo come è composto l'archivio dei fax, dove è possibile anche appunto ricercare i fax per parole o chiave o numero telefonico, come verificare la presenza di fax in uscita e come accedere tramite CLI utilizzando un file molto semplice, un eseguibile, ossia il PuTTY. Quindi vediamo come effettuare il login, come inserire il nome utente, quindi root e la password, e come accedervi. Questo ad esempio può essere utile per l'esecuzione degli script, noi lo vediamo spesso all'interno dei nostri video. E quindi la seconda parte, come vi dicevo, comprensiva delle credenziali di autenticazione, suddivisa per amministrazione, dove troviamo la password di root, del database MySQL, di Asterisk e di Zimbra. La sezione utenti, dove vediamo le password, appunto lato utente di Zimbra, ed infine tutti gli interni presenti all'interno di Asterisk. Adesso passiamo alla parte più viva, diciamo così, del video tutorial. Quindi andiamo ad aprire il player VMware, quindi VMware Player, ed andiamo ad avviare la nostra macchina scaricata. Quindi andiamo ad aprirla. Andiamo nella cartella e andiamo a caricare il file OVF. Clicchiamo su Import e attendiamo che la macchina venga importata. Qui ovviamente i tempi sono ridotti per evitare che il video sia molto lungo. A questo punto, dopo che la macchina è stata caricata, andiamo ad avviarla, quindi clicchiamo su Play e attendiamo l'avvio della stessa. Quindi vediamo che si avvierà CentOS in pochi secondi ed andremo a verificarne l'indirizzo IP. Successivamente effettueremo la stessa operazione con un player differente e quindi con VirtualBox. Ecco qui, loghiamoci con le credenziali di root, quindi root e password, e andiamo a eseguire il comando ifconfig che ci permette di verificare l'indirizzo IP. Vediamo che l'indirizzo IP della macchina non è quello che il cliente ha chiesto in fase di acquisto della nostra BApp. A questo punto non ci resta che aprire il blocco note e andare a copiarci il MAC address. Quindi
quindi 00 0C 29 D0 67 16. Lo vediamo proprio nella prima riga del comando. Non dobbiamo a questo punto far altro che andare a modificare le impostazioni della scheda di rete e inserire questo MAC address. Quindi andiamo nel file etc/sysconfig network script ifcfg eth0 ed andiamo a modificare il MAC address che automaticamente ha acquisito la macchina all'avvio con quello reale, quindi con 00 0C 29 D0 67 16. Andiamo a salvare il file e a riavviare la macchina. Dopo il riavvio, verificheremo che l'indirizzo IP acquisito sia proprio quello che il cliente ha chiesto in fase di acquisto. Quindi il 192.168.0.180 e non 186. Ecco qui, CentOS sta per avviarsi. Attendiamo qualche secondo. Questo è un metodo molto veloce per avviare in visualizzazione la nostra BApp Appliance. Quindi rieffettuiamo il comando di ifconfig e verifichiamo l'indirizzo IP acquisito. Adesso andiamo lato web a controllare che sia raggiungibile Zimbra lato client, l'amministrazione di Zimbra in HTTPS alla porta 7071. Ecco qui. Al FreePBX alla porta 2.88. Loghiamoci come amministratori per verificare che sia tutto a posto, che i servizi siano avviati tutti correttamente. Al fax, quindi ad avant fax con slash fax. All'admin di avant fax, quindi slash admin. Adesso andiamo, come anticipato prima, a effettuare le stesse operazioni però con un altro player, ossia VirtualBox. Quindi clicchiamo su nuova. Scusatemi, andiamo ad aprire l'operazione di importazione, quindi apriamo il nostro file OVF. Clicchiamo su Avanti, qui vengono elencate tutte le caratteristiche della macchina e clicchiamo su Importa. Attendiamo il termine dell'importazione e avviamo la macchina. Anche qui attendiamo qualche secondo che CentOS si avvii. Sta avviando la macchina virtuale. Ecco qui CentOS. Ed anche qui effettueremo le stesse operazioni. Andremo a copiare il MAC address, quindi loghiamoci come root, password di amministrazione. Effettuiamo il comando ifconfig, apriamo il blocco note ed andiamo a copiare il MAC address qui visibile. Prepariamo le finestre attigue, quindi digitiamo 08 00 27 CD e 1 89.
andiamo di nuovo nella macchina e andiamo a modificare le impostazioni della scheda di rete. Quindi nano etc sysconfig network scripts ifcfg eth0. Andiamo a modificare il MAC address ed inseriamo quello precedentemente scritto nel blocco note, quindi 0800 27 CD e 1 89. Andiamo a salvare le modifiche e a riavviare anche qui la macchina. Attendiamo il riavvio, qualche secondo, loghiamoci come root e andiamo a verificare l'indirizzo IP corretto. Allo stesso modo, come abbiamo fatto precedentemente, verifichiamo lato web che ci si colleghi correttamente ad FreeBBX alla porta 2.88, al fax ed a Zimbra. Adesso potete utilizzare tranquillamente Zimbox. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube ed iscrivetevi per restare sempre aggiornati.